Allora, in questa lezione iniziamo a vedere questi due concetti. Prima quello di sistema di riferimento lungo una retta e poi estenderemo questa cosa in un sistema di riferimento sul piano, quindi bidimensionale, che sarà il piano cartesiano. Iniziamo quindi con questa prima cosa. Un primo sistema di riferimento è presa una retta, chiaramente come la rappresentiamo una retta? Come solitamente una linea orizzontale, ma non è scontato, potrebbe essere pure un sistema con una linea obliqua, non è che cambi granché. E mettiamo dei puntini sospensivi sia prima sia dopo, perché se ricordate, una retta è un insieme allineato di punti che non ha né un inizio né una fine, ok? Quindi non è chiaro che quando pur di poter rappresentare qualcosa, diciamo, andiamo a prendere, diciamo, quindi un tratto, come dire, di questa rete. Nel tratto di questa rete, una cosa che viene fatto, quindi per poter creare un sistema di riferimento lungo una retta, e questo è, come dire, un sistema di riferimento unidimensionale. Cioè, immaginate come se noi avessimo una strada e non ci sono traverse o altre cose, quindi possiamo andare solo dritto, mo in un verso o nell'altro. Ok? Andiamo a fissare, dicevo, un punto che chiamiamo origine, quindi dove O è l'origine. Se vogliamo, anche qui potremmo dire che quell'origine è come se dividesse il sistema di riferimento unidimensionale, quindi la retta, in due semirette, ok? Chiaramente il punto che lo scegliamo qui o poco prima non è che cambierebbe molto. E più che altro ci serve quell'origine anche per stabilire un, come dire, un contatto con i numeri interi. Vi ricordate l'insieme dei numeri interi, positivi e negativi? Perché a sinistra poi diciamo di quell'origine avremo i numeri negativi, quindi immagina meno 1, meno 2, meno 3 e via discorrendo, a destra quelli positivi, quindi dove io sto per così, come dire, per semplicità segnando solo gli interi, ma una retta è caratterizzata da un'infinità di punti, cioè per capirci tra 0 e 1 non è che non ci sta nulla, ok? Perché se no non sarebbe una retta. Quindi tra 0 e 1 pure ci stanno un'infinità di punti, ok? Tant'è che sulla retta possiamo rappresentare tutti i numeri razionali, le frazioni, un terzo, un quarto, due terzi, meno 5 quinti, 5 sesti, 5 quinti sarebbe questo. Quindi i numeri razionali o gli irrazionali, cioè per dire, se vi ricordate, radice di 2, no? È un irrazionale che 1, più o meno 41 è chiaro che starà da queste parti, ok? Quindi la retta è un, diciamo, serve a rappresentare, se vogliamo, un insieme di infinito di punti, tant'è che viene indicata come retta reale, cioè quella dei numeri reali, come accennavo adesso, cioè i numeri razionali e quelli irrazionali. I razionali sono tutti quelli esprimibili come frazioni, quindi anche gli interi, anche i numeri naturali, quindi tutti quelli esprimibili con una frazione, perché per dire 3, vi ricordate, potrei scriverlo come 3 fratto 1, 6 fratto 2, quindi ecco perché anche i numeri interi sono razionali. Gli irrazionali invece ce ne stanno un'infinità, pi greco, tutte le radici, metto radice di A, basta che non sia un quadrato perfetto. È chiaro che se vado a prendere radice di 4 fa 2, che non posso dire che è un irrazionale, ok? Quindi non è che tutte le radici sono irrazionali, però tranne le radici di quadrati perfetti, radice di 4, radice di 9, radice di 16, vedo tutti quelli la cui radice in poche parole si toglie, gli altri sono sempre, quindi quando qualcuno vi chiede un esempio di un numero irrazionale, radice di 3, radice di 2. In questo, diciamo, sistema di riferimento, quindi, possiamo andare a, come dire, a segnare, fatemi togliere, scusate, i numeri perché li ho messi giusto per dare un po' l'idea del discorso positivo e negativo. Possiamo segnare, diciamo, i vari punti, no?
Immaginiamo x1 ed x2. Beh, l'insieme, diciamo, cartesiano unidimensionale della retta, perché anche questo è un insieme cartesiano, non solo quello che vedremo tra poco con il piano, è un insieme ordinato, cioè che significa? Che dati qualunque coppia di punti, c'è sempre uno che precede l'altro, ok? Quindi dati, fatemi cancellare un attimo qui sotto, scusate. Qui tanto non mi serve, cioè se noi abbiamo quindi presi x1 ed x2 sulla retta, diciamo cartesiana oppure retta orientata, dove l'orientamento proprio è indicare che di qua a destra di 0 sono i positivi, a sinistra di 0 sono i negativi, sarà sempre o x1 minore di x2 oppure x1 maggiore di x2 o chiaramente, in caso banale, x1 uguale di x2. Ok? Cioè se vado a scegliere casualmente proprio gli stessi punti. Ma c'è sempre un ordinamento. Ripeto, tolto il caso banale in cui i punti coincidono, ok? Perché è chiaro che se prendo 3 e 3, posso dire che 3 è minore di 3, 3 è uguale a 3. Ma se io ho 2/3 e 7/5, cioè uno dei due sta prima dell'altro, ok? In questo senso pensate che se prendo un qualunque, fatemi rifare la retta giusto per non tornare ogni volta sopra, se io prendo un qualunque x1 negativo, vedete, prima di 0, e un qualunque x2 positivo, che cosa sarà sempre? Che x1 è sempre minore di x2, cioè ciascun numero negativo precede sempre ciascun numero positivo. Ok, perché i negativi stanno tutti prima di 0, i positivi stanno sempre tutti dopo di 0. Ok? Quindi questa è una, quindi quando abbiamo un negativo e un positivo non si pone il dubbio di chi stia prima o dopo. È evidente che il negativo starà sempre prima. Invece, se sono tutte e due negativi o tutte e due positivi, dobbiamo andare a vedere che tipo di numeri sono. Un altro concetto che andiamo a, diciamo, a introdurre con la retta è quello di distanza. Scusate, fatemi mettere i due casi. Vabbè, metto x3 e x4 per non mettere gli stessi numeri. Qual è la distanza tra questi due punti? Allora, la distanza tra due punti è, vedete, tra x1 e x2 è il segmento che unisce, fatemelo fare con un altro colore, che unisce proprio quei due punti. Così come tra x3 e x4 la distanza è questo segmento qui. Ok? Però quando noi conosciamo il valore di x1 e il valore di x2, come si calcola la distanza? Si fa in questo modo, il modulo di x2 meno x1. Ricordate il modulo, il valore assoluto, che la distanza è sempre un valore positivo, ok? Perché dico questo? Se i valori sono in positivo, poi faccio il più grande meno il più piccolo, mi esce positivo. E se i valori sono negativi? Che ne so, meno 3 e meno 2. Se io vado a fare meno 3, vedete, diciamo uno meno l'altro, quindi meno 3 meno meno 2, che mi viene? Meno 3 più 1, più 2, scusate, meno 3 più 2, quindi meno 1. Cioè che scrivo che la distanza tra i numeri meno 3 meno 2 e meno 1, come faccio a risistemare, diciamo così, la cosa con il concetto di modulo, cioè come dire, anche quando quella distanza, quindi quella differenza più che altro, verrebbe negativa, con il modulo, quindi modulo di meno 1, adesso sì che posso dire che è 1, ok? Perché ripeto, il concetto di distanza tra due punti non ha senso, distanza meno qualcosa, cioè al più è 0 se i punti coincidono. Ma se i punti stanno uno da una parte e uno dall'altra, la distanza non potrà mai essere zero. Okay? Scusate, negativa. Quindi, siccome invece in quella differenza,
scusate, in quella differenza, quella sottrazione, può uscire un numero negativo, metto il modulo e riaggiusto 2, ok? Quindi come si scrive, insomma, ripeto, x1 meno x2, quindi questa è la distanza tra x2 ed x1. Se i numeri, giusto per riportare anche, diciamo, nella notazione del libro, li avessi chiamato A e B i punti, quindi quello dove qua c'era x1 e x2, la distanza potevamo scriverla così, con AB con un segnetto sopra, ok? Ed era sempre quindi quel modulo di x1, x2 meno x1, o il contrario, tanto dicevamo o viene più o meno il modulo riaggiustato, e qui possiamo permetterci di scrivere questa cosa, vedete? Cioè scriviamo x2 meno x1, quando dobbiamo fare la distanza tra due punti, non dobbiamo paradossalmente preoccuparci di chi sta prima e chi sta dopo, perché tanto o viene 3 o meno 3 con il modulo, sempre 3 poi verrà il valore impossibile. Introduciamo un altro concetto che in qualche maniera accennavo prima, ci dice che l'insieme dei numeri, diciamo, della retta reale è un insieme denso. Cioè, se noi abbiamo due punti, x1 e x2, sia chiaro, potevano essere anche negativi, non è che devono per forza essere positivi. Esiste sempre sulla retta, quindi cioè rimane in questo insieme, nella nostra retta reale, il punto medio, ok? Che qui indica pure il libro con xm. Come si calcola il punto medio tra due punti, chiaramente che hanno... una cosa non ho detto, qui parliamo, quando andiamo a vedere il valore, no? 1, 5, meno 3, quello là si chiama ascissa, ok? Che poi... cos'è ascissa? Le ascisse sono i valori, diciamo, che diamo sull'asse delle x. Esatto, quello là sono i valori delle ascisse, che ci ritornerà utile quando introdurremo pure il piano, perché avremo le ascisse, vi ricordate, quelle verticali, le ordinate, ok? È un modo per distinguerle, è chiaro che in una convenzione avrebbero potuto chiamarle come volevano. Dicevo, se io voglio andare a prendere il punto medio tra questi due punti, quindi verosimilmente sarà a metà, ovviamente, ma lo dico nel disegno, è chiaro, sta a metà, quindi immaginate che era 1 e 3, lo disegno in 2. Come viene calcolato il punto medio? In una maniera molto semplice, si fa x1 più x2 fratto 2, ok? In questa maniera, ripeto, riusciamo a calcolare il punto medio di una qualunque coppia di ascisse, qualunque coppia di punti, e quindi questo ci dice proprio quello che accennavo prima, che l'asse reale, diciamo quello che stiamo appunto vedendo, che appunto possiamo chiamare pure l'asse delle ascisse, insomma solitamente quello orizzontale, è un insieme denso, perché dati due punti, cioè se questa è una retta, che abbiamo detto c'è un'infinità di punti, dati qualunque coppia di punti, razionali, irrazionali, quelli che siano, il loro punto medio sta sempre sulla retta, ok? Cioè io ho due punti, qualunque essi siano, posso sempre andare a calcolare il punto medio che appartiene ancora alla retta, appartiene alla nostra retta. Poi il simbolo appartiene, ve lo ricordate? Questa è uscito, ma la E praticamente, vedete, non sembra il simbolo dell'euro. Che il punto medio, se questa è la retta R, quando facciamo il punto medio tra due, diciamo, punti, anche lui, il punto medio, appartiene. Pensate a una cosa, per esempio, per i numeri naturali, è vera sta cosa? No. Pensate, 1... Beh, se prendo 3, 1 e 3, capita di sì, no? Perché 1 più 3 diviso 2 fa 2. Ma se prendo 1 e 2, il punto medio che sarà? 1 più 2, 3 diviso 2, 1,5. Appartiene all'insieme di numeri naturali? No. Ok? Perché appunto l'insieme di numeri naturali è solo il punto 1, solo il punto 2, capito? Lì in mezzo c'è il vuoto, per così dire. Invece quando prendiamo tutti i numeri reali, ovviamente li becchiamo tutti.
Quindi questo più o meno un po' ciò che possiamo dire su un sistema di riferimento monodimensionale, quindi la retta, abbiamo chiamato rette delle ascisse, il discorso, ricordatevi che c'è un ordinamento, cioè c'è sempre un punto che sta prima e uno che sta dopo, ok? Cioè tranne che non coincidano, però se non coincidono uno dei due deve stare prima e uno dopo, non esiste che non sono confrontabili sulla retta. E vedete, questa è una cosa che su quello che stiamo per introdurre adesso, il piano cartesiano, non è scontato, perché sul piano, vedremo, non c'è un ordinamento, cioè tra un punto sul piano e un altro, non c'è uno che sta prima e uno che sta dopo, ok? Sulle rette sì. Che cos'è il piano cartesiano? Intanto chiariamo una cosa, è chiaro che noi potremmo scegliere un qualunque sistema di riferimento bidimensionale, che potrebbe anche essere fatto così. Questo è l'asse delle ascisse, che chiamiamo solitamente X. L'asse delle ordinate, vedete, potrebbe essere tranquillamente così. Ragazzi, questo è un sistema di riferimento bidimensionale, ok? Dove ogni punto che sta qua dentro ha due coordinate, X1 ed X2. Quindi immaginiamo che questo X1, questo X2, come si farebbe per una cosa che non, dove gli assi non sono perpendicolari? Si farebbe così. Da qui traccio le parallele. Ragazzi, questo qui sarebbe il punto A. Ok? Quindi, ripeto, noi non useremo mai sistemi di riferimento che non siano cartesiani. Che mo appunto andiamo a... Però ricordatevi che effettivamente quando si sceglie un sistema di riferimento potrebbe essere bidimensionale, quindi sul piano, potrebbe anche essere una cosa fatta così. Ok? Invece il sistema di riferimento cartesiano è un sistema particolare perché i due assi cartesiani, appunto, i due assi sono perpendicolari tra di loro, quindi formano quattro angoli retti. Vedete qua, formavano quattro angoli che erano quelli che ci pareva. Io potrei inclinare, chiaramente è tutto più complicato, però pure si potrebbe rappresentare i punti come accennavo. Invece, quando noi parliamo di sistema di riferimento cartesiano, ci riferiamo a questo. Gli assi sono perpendicolari. Anche qui, giusto una particolarità. Io potrei anche scegliere questo come asse delle X, però a quel punto, capito, l'asse delle Y, cioè l'asse delle ordinate, comunque deve essere perpendicolare. Capito? Cioè il sistema può essere anche inclinato, però quando parliamo di sistema cartesiano devono comunque essere perpendicolari tra di loro gli assi, ok? Perché, insomma, poi lo vedremo, per esempio, anche in fisica, noi abbiamo la possibilità di, avremo la possibilità di vedere dei moti in obliquo, noi potremmo scegliere un sistema di riferimento che anche lui è obliquo, ok? Quindi è chiaro che siamo solitamente abituati invece a vedere gli assi cartesiani in questa maniera, no? L'asse orizzontale, detto anche, abbiamo detto, delle ascisse, e l'asse verticale delle ordinate. I punti nel sistema cartesiano, come in qualunque sistema di riferimento bidimensionale, sono delle coppie ordinate. Che significa coppia ordinata? Se io prendo il punto A, questo c'ha un'ascissa, diciamo X1, anzi mettiamo proprio, sì dai, X1, qua metto Y con 1, non voglio mettere X per le X, le riserviamo solitamente all'asse delle ascisse. Ed è ordinata, cioè nel senso che quel punto, se lo vado a riscrivere, vedete, devo per forza scriverlo in questa maniera. Cioè se questo è il punto 2, 3, non è che o scrivo 2, 3 o scrivo 3, 2 è la stessa cosa, capito? Perché l'ordinamento, perché quelli che ho appena segnato sono punti diversi, ok? Quindi le coppie iniziano sempre con l'ascissa e poi con l'ordinato, va bene? È importante questa cosa perché sennò, ripeto, per noi diventerebbe indifferente, dici, ma è prima o dopo? Invece no, non è indifferente.
prima dobbiamo mettere la X, la X e poi l'ordine. Tant'è che infatti, vedete una cosa, fatemi cancellare un po', vabbè, ma semmai lo rimetto il punto 2, 3, vedete se questo, vabbè, era 1, 2, 3, e qua pure 1, 2, 3, e questo è il punto A. Il punto B, per esempio 3, 2, vedete, sarebbe 1, 2, 3, e qui 1, 2, 3, sarebbe questo, no? Vedete? Lì li vedo proprio che non sono la stessa cosa, ok? Quindi non sarebbe un errore confondere i due punti. Proprio ciò che accennavo prima, adesso posso dire, per esempio, di questi due punti, A e B, posso dire, che ne so, che A è maggiore di B o A è minore di B? Sul piano, beh, così come sta, diciamo, indicato un po', avete visto che abbiamo visto prima sul discorso dell'ordinamento sull'asse reale, sull'asse delle ascisse, lì è anche intuitivo capire che c'è sicuramente uno che sta prima e uno che sta dopo. Sul piano il concetto di prima e dopo non esiste più, ok? Quindi il piano cartesiano non è un sistema di riferimento ordinato, il piano, lo sono gli assi, perché vedete pure qua è sempre 0, l'asse delle ordinate, sopra ci abbiamo 1, 2, 3, sotto che ci abbiamo? Meno 1, meno 2, meno 3, insomma tutti negativi, mo segno sempre quelli interi per una comodità. Quindi l'asse delle ordinate c'ha sopra l'asse del, diciamo, i valori positivi e sotto i negativi. Poi, altra, diciamo, definizione, se vogliamo, quindi non c'è un ordinamento sul piano. Quando andiamo a segnare i due assi, questo divide, come dire, tutto il piano in quattro quadranti, non so se avete mai sentito, dove il primo è quello dove sono tutti e due positivi, quindi si inizia da qui sopra. Vi ricordate, sono in senso antiorario. Questo è il secondo quadrante, questo è il terzo quadrante e questo qua sotto è il quarto quadrante. Da che cosa sono caratterizzati? Da quello che dicevo esattamente un attimo fa. Il primo quadrante, sia ascisse che ordinate, sono positivi. Nel secondo, che ci abbiamo? Ascisse negative, ordinate ancora positive. Nel terzo quadrante, tutte e due negative, sia le ascisse che le ordinate. Nel quarto quadrante, ascisse di nuovo positive, ordinate negative. Ok?